Bentornati alla Fibra del Sera, Evviva! siamo finalmente qui a Notorious, è il 23 settembre, ripartiamo stasera con Quarto Potere, ma parliamo già del secondo film. Settimana prossima, 30 settembre alle 21, proietteremo a Sesto e a Merlata, Notorious Merlata, Campo di battaglia di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, ormai una star del cinema e della serialità italiana, affiancato da un attore emergente che si chiama Gabriel Montesi. Sono stati entrambi, cioè, no, il film è stato alla Mostra di Venezia in concorso, la recente mostra. Come è stato accolto il film? Molto bene, devo dire lunghi minuti di applausi sia nella serata di presentazione ma anche nell'anteprima per la stampa. Il film è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale in un ospedale militare con due dottori con due visioni diverse anche della loro professione, perché uno ligio al dovere dell'essere un militare cerca di liquidare il prima possibile i soldati, rappezzandoli in qualche modo perché possano tornare al campo di battaglia. L'altro invece, consapevole che stanno andando ancora incontro a un massacro, cerca di aiutarli a tornare a casa, avere delle licenze, così. Solo che il limite su cui corre il secondo medico, che è interpretato appunto da Borghi, è molto sottile, per cui a volte decide di oltrepassarlo e di procurare delle altre infermità perché i soldati possano ottenere di essere scartati. Naturalmente la cosa non passerà inosservata, insomma, ci sarà tutta una serie di conseguenze che saranno sia dal punto di vista militare che dal punto di vista personale e soprattutto nel rapporto tra i due che si stimano molto. Si erano conosciuti in Si erano università, se conosciuti non in sbaglio. università, si stimano vicendevolmente, per cui la cosa assume anche un aspetto molto particolare, molto Anche perché psicologico. c'è un triangolo a un certo punto con una donna. Certo, un'infermiera che anche lei aveva conosciuto loro due, che in un qualche modo entra anche lei nell'azione. Comunque un tema che non è sconosciuto, il tema del massacro dei soldati nella Prima Guerra Certo. Mondiale era già un tema affrontato sia dai film italiani che stranieri. Anche della diserzione di quelli che Certo. si sottraevano. È una prospettiva diversa dal solito, perché anche se si parla di campo di battaglia, in realtà di guerra se ne vede pochissimo, No, 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 non si se non vede. le prime scene. Sì. E questo ha spiazzato un po' alcuni critici, ma credo che sia un interessante controcampo. Sì. Un'altra angolazione da cui da guardare un periodo storico, come la Prima Guerra Mondiale, che è stato raccontato da tanti film, anche recentemente c'è stato il terzo remake di Niente di nuovo sul fronte occidentale, ma questa è una prospettiva quantomeno originale, che si è Sì, vista sì, sì. poco, cioè quella dell'ospedale da Sì, campo, del dietro le quinte, dove però morivano i soldati assolutamente. come sul terreno. Quindi sicuramente un film interessante che potrebbe far anche discutere. Fra l'altro il film è in gara per essere segnalato per una corsa all'Oscar dei film italiani. In questi giorni, nei prossimi giorni, verrà deciso. Ci sono anche altri film, Sorrentino, quelli Sorrentino, Vermiglio della Del Pero e altri della Comencini. Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la segnalazione Della dell'Italia, commissione. Ci e settimana prossima ne sapremo di più. Quindi, vediamo lunedì prossimo a Merlata e a Sarca 30 settembre alle 21, per campo di battaglia di Gianni Amelio. Vi aspettiamo. non mancate.